Quanto so belle ste figlie, madame adore. Quanto so belle ste figlie. So belle me ne vengo, madame adore. So belle me ne vengo. Me ne basterebbe una, madame adore. Me ne basterebbe una. Anche me. Loro invece sono in due. Stasera sono con noi in intervista doppia la bellissima Elena E. D'Alberta. Come dico sempre, ragazze, perdonatelo, l'ho addomesticato, ma ancora mi fa la pipì sui cerchioni delle macchine e sei, gli devo mettere il guinzaglio perché sei deficiente, purtroppo sei non riesco. I croccantini, brava, secondo me sbaglio croccantini, quindi devo prendere quelli delle Ocanuba. Allora, vai, care mia. Ragazze bellissime, per... Scusami, veniva una vecchia pubblicità di 20 anni fa, sì? E i miei cani gli do... Ai miei cani qual era? Bravo questo. Pal non me ne ricordo. Cioè, io ti ricordo, sì, una pubblicità di tanti anni fa, che, di un prodotto che si chiama Pal. Sì. Mandate a Pallalocuro, no, per piacere. Mandate a Pallalocuro, Emiliano, perché... abbiamo allora... due splendide ospiti, allora, sedute, esatto, qui davanti. Abbiamo devi fare il ospiti. Buono. Io sono buono, non devo fare di buono. Ecco, dammi un po' le prime... Grazie. Allora, giusto per comodità, la prima risponde la Elena e poi facciamo rispondere Alberta, va bene? Tutto chiaro. Molto bene. Allora, care ragazze, il tuo nome? Elena. Alberta. A posto, ci siamo. Età? Insomma, non te lo dico. Non ce lo vuole dire, benissimo. 22. Ma io direi 19 22 anni. 19 e 22, molto bene. 20 te ne avrei dati, dai. Da dove vieni, cara Elena? È un paese lontano, Uzbekistan. Uzbekistan. Dove molto si trova Elena? Vicino a Asia Meridionale. Asia Meridionale, sopra ex Unione Sovietica. Ex Unione Sovietica, hai capito? È un paese, ma è un paese freddo, immagino, no? No, è caldo, più caldo di qua, sì. Più caldo di qua? Sì. Andiamo tutti in Uzbekistan, ragazzi. Ma assolutamente, le donne possono fare come freddo. Lei. D'inverno fa freddo. Vabbè, d'inverno fa freddo. D'inverno è più freddo, diciamo. Quando andiamo però sotto di gradi d'inverno? Meno 15. Meno 15. Meno 15. D'estate 30 gradi, dai. Più di 40. Emiliano, più di 40 gradi. Cioè, c'è uno sbalzo termico di 50 gradi di più. Sì. Vabbè, dai, allora io rimango a San Meto. Tu vai a Uzbekistan. A me si gela anche le palle. Allora, però vivi a San Benedetto, giusto? Sì. Vivi a San Benedetto. Alberta, di io dove sono sei? Sono di San Benedetto, vivo e qui, vivi in Uzbekistan. Qui. No, vivo qui. Ha detto io sono di San Benedetto, viva San Benedetto, insomma è uscita da casa, non mi rompete i coglioni. Le palle, perché io ho il molo sud, sto a posto così. Ok. Allora, cara Elena, sei etero, sei lesbica o sei indecisa? Etero. Alberta? Etero anche Alberta. Single, accoppiata o indecisa? Sposata. Accoppiata. Salutiamo Dimitri che è a casa con la febbre. Ha detto Alberta prima in confidenza, prima dell'inizio della trasmissione, che forse non supera la notte, Dimitri. Forse non supera la notte. Io mi sa che a 30 anni non ci arrivo. Ecco qua. Ecco, gli uomini a 37 magari gli facciamo un brodino. Sembra che abbia. Ragazzi, volevo chiedere però un applauso adesso per il patron di Radio R9, Sandro, che è appena arrivato. E buonasera Massimo. Buonasera Sandro, buonasera Massimo. Se trovate due bambine... Grazie per aver messo la nostra foto sulle presentazioni delle brochure di Radio R9. Noi ringraziamo tantissimo anche Radio Azzurra. Sappiamo che è colpa di Massimo, quindi ce la prenderemo allora, con lui. Raccogliete per terra le orbite di Alice, per favore. Allora, andiamo avanti. Il tuo segno zodiacale, cara Elena, sorseggia con... Sono pesci. Pesci, allora cosa ci dice la pesci. Nostra vediamo Anna Laura del segno zodiacale dei pesci. Le donne pesci incantano gli uomini e flirtano con loro. Hanno spesso abiti sexy e sensuali che sanno sfoggiare abilmente. Hanno un talento per intuire e soddisfare il proprio partner. Aspetta, ti ci rivedi, carissima? Come no? Hai visto? Vai. Quindi tu c'hai un armadio pieno di lingerie sexy. Beh, guarda, stasera si è vestita senza veramente basta giusta. Basta il vestito, lingerie è normale che ci va. Mamma mia, che ha detto? Scusami, non mamma perché parla piano. La lingerie piano, è normale che l'ha. La lingerie, io perché so parlare la lingua, quindi capisco. La lingua delle lingerie, cioè nel senso tu essendo commessa capti al volo quello che ti interessa, giusto? Lei capta. Andiamo avanti. La donna pesci ha spesso la passione per particolari giochi erotici, essere spogliata al lume di candela, essere accarezzata sul seno con un fiore, farsi versare sui capezzoli alcune gocce di vino e poi il partner leccherà appassionatamente. Aspetta, ti ci rivedi?
No, tutte queste preliminari chi lo fa? Infatti, chi le fa? Ormai chi i 9 scusate. Ormai chi li fa sti preliminari? Kim Basinger i 9 settimane. Dove lo trovi questo? Al termine. Cioè, nel senso, Elena, tu sei quella che via, a letto bam bam e a posto, è così? No, con calma però. Con calma. No, ma ho detto bam bam, ma non per sapere, ma perché fa ridere Emiliano quando dico bam bam. Bam bam mi fa ridere molto. Boom boom. Fa ridere Emiliano. Okay. Esatto, brava, al termine brava. Dei giochi però gradirà essere presa con forza e decisione. Ah, forza e decisione, ti ci rivedi? Un po'. Un po'. L'uomo ideale per la donna pesci è un abile maestro del sesso, fantasioso e virile, capace di farle passare notti infuocate. Notti infuocate, è giusto? Dopo 2-3 ore si dorme. Dopo 2-3 ore si dorme. Dopo 2-3 ore. Sì. Infuocate. Io mi dormo dopo 3 minuti, credo, dopo 2-3 ore. Emiliano in 3 minuti e mezzo sta già fumando la seconda sigaretta. La seconda, dopo che mi sono fatto la doccia. Dopo che si è fatto la doccia, sì. Comunque vabbè, 2-3 ore ci si può arrivare. Alberta, il tuo segno zodiacale? Ci arriva. Capricorno, vediamo un po'. Allora, la donna del Capricorno ama i preliminari brevi con palpeggiamenti molto concreti su seni e glutei. Ti ci rivedi? Sì, no. Sì e no. Se no dove la pigliamo? Cioè, non ti piace quando ti agguanta le chiappe a te? Non ti gusta? No, troppo violento no. No, perché troppo Emiliano piace signora. Quando lo agguantano sulle quando chiappe. Quando guerriero mi agguanta le chiappe mi piace. Hai capito? Buon per te. Ecco, mo fai andare in giro pure sta voce che io e te già... invece devi sentire già la gente mi fa l'estate. Ma senti, tuo fratello Emiliano... sì, vabbè. Okay. Meglio sedere sulla faccia direttamente. Ecco. Ok, non ho capito avanti. Che ha detto e forse era meglio. Andiamo avanti, non ho capito, schizzare in faccia. No, Emiliano. Sedere in faccia. Sedere in faccia. Beh, vabbè, sedere in faccia se è sempre fatto. Ha detto che c'hai la faccia come il culo. Tu, tu. Andiamo avanti. A me non l'avrebbe mai detto. Io le sto simpatico. Vai. Sì, andiamo avanti. L'uomo ideale per la donna del Capricorno deve essere solare e brillante. Come conquistarla? Siate fantasiosi. La noia è la peggior nemica per le donne Capricorno. Cercate di proporle sempre nuove esperienze anche nel sesso. Ti ci rivedi? Questo sì, ma non solo nel sesso, proprio. Cioè, in generale. Tutto. In generale. Nella vita. Tutto ma... nella vita, perfetto. Siamo a posto, quindi andiamo avanti con i temi. Andiamo avanti. Ah no, cosa fai? Beh, no, cioè il che fai nella vita, cara Elena. Cosa fai nella vita? Lavoricchio, diciamo. Lavoricchio. Così, sì. Quello che troviamo. Beh, lo fanno in tanti in questo periodo. È un po' di stilista, trucco semipermanente, così, con centri estetici, collaboro. Quindi salti da un centro estetico all'altro. Si un chiama, po' freelance, sì. Diciamo, freelance. Cioè, dove... Così si dice? Sì, sì. Cioè, nel senso che non sei legata a un... No, legata un centro a nessuno. No. Vabbè, parlando di centro estetico mi viene in mente di ringraziare ancora il grandissimo sponsor di Facciamo l'Amore, il centro di massaggi cinese abusivo Scotalelle. Genziani, questa loro è tutta colpa tua. Loro ci tengono davvero tanto a farvi venire. No. Quindi ricordatevi, zona bonifica, terza troia a destra. A parte citofonate, che è venile, anche se trovate tutto buio, citofonate, non dite che siete la finanza, mi raccomando, che non vi aprono. Andiamo avanti con... allora. Ecco, Genziani, anche qui da queste parti. Che cosa fai nella vita, cara Alberta? Allora, io studio biologia e in più sono socia di una ditta di estintori. Studi biologia e sei socia di una ditta di estintori. Sì, è un'imprenditrice del settore della sicurezza. Avremo un'altra biologa, sì. E quindi c'è una cosa attinente alla biologia. E poi c'è anche una cosa attinente agli estintori. Perché una volta Alice Melody è entrata dentro un sexy shop e ha detto: io voglio quel vibratore lì. E il proprietario gli ha detto: guarda che quello è l'estintore. Esatto. Poi vendo io, e Alice l'ha comprato lo stesso. L'ha pagato di più. Il prossimo glielo vendo io. Il prossimo chiama spesso anche la tua ditta per farselo ricaricare, sì. Perché gli piace. Guarda, pesante. Questa non regge perché Domunzac l'estintore, ho fatto due cesari, sono semi nuova, te l'ho detto. Sei semi nuova. Sì, ragazzi, Alice viene via proprio, è semi nuova, ma usato garantito, te l'ho detto. Basso chilometraggio, chilometri zero. Esatto. Ma cara Alice, ma se tu trombi, cioè se tu marito ti tromba mentre dormi, Emiliano. Ho capito, ma non è l'estintore, è un ubicattino. Come si chiama? Ridimmi il nome di tuo marito, quel santo uomo. Lasciamolo perdere. Come si chiama? Luigi, come si chiama? Giuliano? Gianni, guarda, io ti voglio conoscere, io ti porto a cena da Emiliano. Paga Emiliano. No, però aspetta.
aspetta, dopo. No, vabbè, bigattino dopo diventa una bella dopo camola. Dopo diventa una bella nerd. Una bella camola. Beh, allora, una carpa come dire? Camola, camola. Camola, camola, che non lo so. Allora, che cos'è esattamente che camola? È la camola? La camola. Cioè, qui abbiamo giornalisti, scrittori, allora, ma camola proprio non la so. Sapete la camola? Non so se Pasquale sa che è una camola. Io non lo so. È un verme? È un verme più grande del bigattino. Ah, più grande del bigattino? Certo. Vabbè, ma è sempre piccolino. No, bello cicciotte. Voglio dire, no, la mia cultura sotto di pesca viene solo sulle pesche di beneficio. Scusate, ragazzi, con niente. Due belle ragazze qui davanti, noi stiamo parlando di vermi. L'avete capito? Allora, vai. Andiamo avanti. Allora, Elena, concentrati, una domanda seria sull'amore. L'amore per te è più. È evitabile o inevitabile? Cioè è qualcosa che lo scelgo io se averlo o no? Oppure è qualcosa che boom, insomma, ti prende così proprio boom. È inevitabilmente non e non puoi scappare cose. Così. Non si possono gestire, no. Non puoi fuggire. È successo così con tuo marito? Con tutti i miei ex. Con tutti i tuoi mariti. Con tutti i tuoi mariti. Bene, bene. Allora, Elena, con tutti i suoi mariti. Non li ricordo tutti. È successo. Ma mi ricordo, però colpo di fulmine. Colpo di fulmine. Molto che bello, che bello, che bello. Cara Alberta, l'amore per te è evitabile o inevitabile? Guardate, io vi dico solo che odiavo Dimitri e poi mi sei innamorata. Quindi, quindi è inevitabile. È inevitabile. Sì, lo odiavo perché mi ha fatto le corna quando avevo 12 anni. Quando avevi 12 anni. Vabbè, ma che corna e tu a 12 anni te lo sei segnato al dito? Certo, guarda che io so capricorno. Sei terribile, così. Va bene, ma quando c'aveva 12 anni? Quanto gliel'avrei fatto? Io 12 anni, che avrà fatto? Avrà dato un bacetto sulla guancia a un'altra frichina? No, ho pomiciato con altri. Che ha fatto? Ha pomiciato con altri. Ha pomiciato? Ma povero Cristo, c'aveva 15 cazzo, anni, che doveva fare? Come il cazzo? Non ho capito, ha pomiciato, si è fatto pomiciato con uno. No, Emiliano, no, Emilia. Probabilmente si potrebbe parlare anche ma di 15 anni. L'ho perdonato. Ma 15 anni. L'hai perdonato? Certo. Gliel'hai fatta scontare però, vero? Come minimo. Povero Dimitri. Allora, andiamo a mai mettersi con una donna del Capricorno. Sempre colpa di Genziani comunque. Vai. Io sto con una donna del Capricorno. Allora, sesso. Spuntino o o grande abbuffata? Spuntino o fame nera? Elena. Spuntino. Spuntino. Ma di chi parli, scusa? Di mangiare sesso? O di sesso? Ti piace? Cioè, toccata e fuga, spizzicato. Cioè, mi faccio una trombatina sveltina. Adesso, poi me ne faccio una fra tre ore. Però poi lei scusa, veloce. Lei ha detto allora, due, tre se parliamo ore. Di sesso, abbuffata. Due, tre ore di spuntino è un buffet. Infatti, lei è più per il buffet. Allora, se si fa, si fa tutto. Se si fa, si fa tutto. Quello intendiamo. Brava, se no non si fa. Quindi dall'antipasto io pensavo che parli di cibo. Sesso, amore. Allora, Alberta, per te è uno spuntino o una grande abbuffata? Per me possono essere anche entrambi, cioè nel senso ti piace. Non è ovvia, la vita non è bianca. Capita pure, vedi pure Elena, capita pure, spuntino e fame nera, tutte e due. Che, ma cioè se c'è non poco guasta. Tempo spuntino. Insomma, come Alice gli è capitata la settimana scorsa che mentre si abbassava le mutandine per far pipì, gli è arrivato il marito da dietro, bam! Gli era messo neanche è vero Alice, è vero o non è vero? Sì, mo dimmi che è durata 10 secondi, così poro Gianni guarda veramente. Vabbè, poveretto, non lo fa mai, poraccio. Ah, quindi ha fatto ciao. Finito. Cioè, lui non è che tu lo vedi dentro casa che così oh, figa. No! Emiliano no. Cioè, non vede Emiliano, l'ora di Emiliano no. Appena lei si scioglie la cintura di castità, sì. Lui bam bam lo butta via. Ha imparato pure a dire al volo, al volo, al volo. Allora, torniamo a voi due. Prego, torniamo a voi due. Uomo sposato, ti dico, spuntino durante la settimana, grande abbuffata al weekend. Il weekend. Vedi, questa è ecumenica, giusto. Programmato. Allora, Elena, torniamo a te. Preferisci un amore litigarello o no? L'amore è bello quando è litigarello? Dipende, non è troppo bello. Litigarello oppure non va bene, è troppo noioso. Troppo dolce. Neanche, se no, io sì. A parte cioè il fatto se va equilibrio... bene o non va bene, a te come piace un po' di più però? Ti ho detto, equilibrato. Equilibrato, un amore equilibrato. Beh, Alberta, giusto. Amore litigarello o soft? Io condivido, però la litigata ci deve stare. Cioè. Anche un po', è normale, un po' che... Per fare pace ci vuole perché io sono Capricorno e se no... No, ma dopo la litigata è sempre più bello. Come? Dopo la litigata è più bello. Ah, perché lei gli piace, capito? Il momento in cui ci si riappacifica. Ma è normale, è così sempre. Schiaffi cazzotti e cazzi bravo. Duro, insomma. Ma no! Allora. No! Cara Elena, torniamo a te. Domanda numero 2.
Il tradimento, normale amministrazione o shock inaspettato? Oggi come oggi, nel 2016, il tradimento è più una cosa... Mi sto lavorando con questa cosa con me stessa. Succede tutti i giorni, quindi anche dovesse capitarmi non me ne... Insomma, è una questione di gelosia. Male. Oppure, porca miseria, non me la sarei mai aspettata. No, me lo aspetto sempre. Te l'aspetti comunque. Quindi il maschio è sempre quello. Molto, ecco qua, i maschi sempre quello. Andiamo bene, non facciamo di tutta l'erba un fascio, no. Cara Alberta, il tradimento, normale amministrazione o shock inaspettato? Aspettato. Se fosse normale amministrazione, Dimitri starebbe dentro il 41 ecco bis. Qua. Cioè. Sì, però non parliamo del singolo, cioè nel tuo punto di vista, e nel momento in cui viviamo, in questi anni, in questa cosa. Mo, però te lo aspetti tu? Cioè no. Potrebbe capitare. Potrebbe capitare, ma non deve capitare. Non deve capitare, no. È fuori discussione. Cioè, però anche nel però se cioè, hai detto potrebbe capitare, ma non sì, deve capitare. Gli stronzi ci stanno, purtroppo. Ma non è che per caso no, fermi, stronzi, fermi, anche fermi. Stronze. Ma non è che per caso tu stai parlando da uomo ferito? Parli da uomo ferito. Parli da uomo ferito. Digli sì, perché a me fa la testa. Sì, brava. Un po' sì. Parli da uomo ferito. Comunque ci sta scrivendo Dimitri e ci ha scritto: ciao ragazzi, anche con la febbre e lungo a letto vi ascolto. Ci manda in quel paese per la volta per prima che gli abbiamo detto che non superava la notte. E poi ci dice: amore, questa notte anche con la febbre a 40 ti farò fare le scintille. Il tuo buondì. Il tuo buon Dio. Che significa? Traduci. Buon Dio morta, non lo so. Che ne so, l'ha messo tra virgolette. Amore. Magari è una cosa vostra. È la tua merendina. Il tuo buon Dio. Ma lui è Mimmo, no. Per me. È Mimmo? Allora questo non era Dimitri, è un altro che ci sta scrivendo. Cioè, comunque salutiamo anche Dimitri. Perché Dimitri ha detto: sto rientrando a casa adesso, sono stato in un letto di... Ok. Allora, no, sto scherzando Dimitri. Nel frattempo ovviamente è arrivato un messaggio anche per te che dice: Emiliano, sei bellissimo. Wow. Ok. Oh. No, no, non guardare che dolcezza. Non... Grazie. Allora, vorrei dire a questa persona, maschio o femmina che sia, che con il centro massaggi Scotale questa sera, solo per questa sera, puoi vincere. Prendi due, paghi uno. Puoi vincere una visita oculistica, perché dopo il centro di massaggi Scotale c'è bisogno della visita oculistica, per forza. Dai, andiamo allora, avanti. Allora Elena, andiamo veloci. Se la tua patatina potesse parlare, cosa direbbe che le piace? C'è una cosa proprio che piace a te. Se la tua patatina potesse parlare, cosa direbbe che le piace? Vabbè, dagli qualche esempio, Emiliano. Pisello, lingua, tutto gli piace. Io una gamba, un braccio, no, stupido, no, lingua e le tutte Alice, le cose che Alice, ho... non ridere alle mie battute tutto pessime. ciò che è normale, quindi dita, lingua, pisellino. No, anche senza dita, solo lingua e cera. Solo lingua. Ah, che merda. Dalla lingua in su, diciamo. Sotto la lingua. Naso pure va bene. Naso no. Sì, anche naso va bene. Dipende del naso. Lei ha allora il posto quello più... di Emiliano andrebbe Elena bene. È il posto più morbido dove, dove mettere il naso. Beh. Allora, aspetta, avanzo una avanza. Avanza. Voglio integrare la tua domanda. Integra. Hai mai fatto uso di sex toys insieme al tuo uomo, marito? Che? Sex toy, vibratore. Hai mai fatto uso di... Uno cerca di mantenere ho capito. Un certo livello e te ne esci così. Ho capito, ma non capivo. Ce l'ha in comodino. Ce l'ha nel comodino. Ce l'ha Emiliano, ce l'ha nel comodino. Avanti. Il migliore amico. Allora è arrivato un messaggio. Tu che ti facevi scrupoli a chiederglielo. È arrivato un messaggio che dice: Elena, che Dio ti benedica. Allora andiamo avanti. Alberta. Ne è arrivato anche... un altro, datemi il numero di Elena. Più tardi, amico, più tardi. Cara Alberta, se la tua patatina potesse parlare, cosa direbbe che le piace? Una cosa in particolare. Dimitri, preparati, che prendi la tachipirina. Pronto, e... Dimitri? E? Ma lui lo sa. Lui lo sa cosa? Lui lo sa. Importante che lo sa lui. Ma vabbè, lingua, dita, giochini, non si dice. No, molto bene. Vabbè, guarda, silenzio che non siete obbligati a rispondere. Tanto se non rispondete voi, rispondiamo noi. Gli piace la lingua. Perfetto, ecco, hai capito? Nel frattempo ha scritto ovviamente Dimitri, che ha detto: sì, sono io, mi sono sbagliato a scrivere, che erano botte stasera. Nel frattempo, chi ti ha scritto che sei bellissimo e vuole i 20 euro. Ecco qua. Che avevi molto promesso, bene, grazie. Che avevi promesso prima. Avevo promesso 20 euro. Perfetto. Infatti, arriveranno ste 20 euro. Sicuramente. Che poi non sì. ho, quindi un attimo sì. chiedo. Conoscendo. Ti penso che gli farai un assegno postdatato a 120 chiederò. Giorni. Vai. Allora. Molto bene. Allora, altra domanda. Nel sesso, tieni le redini del gioco o preferisci assecondare le sue fantasie?
Tutti e due, deve essere tutta la cosa genziani reciproca. Genziani sei pessimo. Però prevalentemente, io non ho capito che ha detto Genziani. Si cavalca. Si cavalca. Allora, prevalentemente, di solito, quando cominci a fare sesso, lascio a lui. Lasci a lui, quindi cominci che lasci a lui, poi casomai ti butti sopra lui, insomma. Mi sciolgo e faccio tutto il resto. Fai tutto il resto. Quindi comincio a lui, diciamo, è lui che scalda. Lascio sentire il maschio e il maschio. Fai tutto l'atmosfera. Ok, allora. Fai tutto il resto. Un attimo, mi sono inceppato con fai tutto il resto. Cara Alberta, nel sesso tieni le redini del gioco o preferisci assecondare le sue fantasie? Beh, tutte e due. Un po' ogni tanto, ogni tanto. Come sì, quando parti, quando ti scaldi, cosa? Quando mi scaldo, parto io. Cominci tu? Sì. Quando quindi parti, cominci tu? Dipende dalle volte. Molte volte faccio iniziare a lui perché è bello così. Perché sì. Cioè, fai come Alice, buco nei pantaloni, buco nel pigiama. Dimmi, sbrighiamoci. Ad Alice, Alice, se gli dai le redini, se sì? dorme pure sopra le redini, capito? Sì, ma no. Se mai mi dovessi lasciare, sì? non trovo un altro, sicuro. Io penso. Che cazzo hai messo in gola? Ma guarda che. Guarda, invece sì, perché di cliniche del sonno in Italia crescono tantissimo il numero ogni settimana. Quindi un medico che studia, che sta lì dentro nelle cliniche del sonno, lo troverai. Le cliniche uno del che sonno, può bene. Assecondarti, va bene? Oppure, allora, ci sta scrivendo un noto centro massaggi, noi assumeremo volentieri Alice. Dopo ti giro il numero. Allora, cara Elena, torniamo buonasera, da te. Buonasera, benvenuti a Caffè 24. Buonasera, ragazzi. Manca solo una domanda, quindi vado a fartela subito. È sculacciate e tirate di capelli, eccetera, fanno parte di un sesso normale o un po' eccessivo? Normalissimo. Normalissimo, normale amministrazione per Elena. Bene, per te, bene. Alberta? Le sculacciate ci stanno, i capelli no. I capelli no. I capelli no. Perché i capelli no? C'è la session. No, però le ho decolorate. Cioè, quel povero Dimitri, ascoltami, fammi capire. No, con le session capita ai femmini. Adesso sto parlando con te, Dimitri, ma in quel momento quello che sappiamo noi maschi quando è ora di prenderle per la coda. Cioè, tu non puoi... Dipende come prendi i capelli, Dimitri, poi. Ti faccio conoscere il marito di Alice. ti mando il numero del marito di Alice. No, allora, no, Rito lo sai perché? Perché proprio l'altra sera quando nel momento clou ha preso, ma ha preso i capelli, sì. Detto, non mi tocca i capelli perché che sono stata al parrucchiere. 80 euro, molto bene. Vabbè, molto facciamo bene. Un applauso alla pietà, prima di tristezza. Allora, ultima domanda per le nostre. Per le nostre ospiti di questa sera. Cara Elena, qual è il tuo tasto play? Cioè quella parte del tuo corpo che baciata o stimolata ti provoca un'eccitazione immediata. Il collo e la bocca. Il collo e la bocca. Collo e bocca. Alberta, qual è il tuo tasto play? L'orecchio e il collo. L'orecchio? Ma uno dei due o entrambi? Entrambi. Entrambe le orecchie. Beh, molto bene. Allora, in stereo come funziona? Cioè Dimitri ti bacia un orecchio e ti tocca quell'altro? Ti bacia mentre con i cotonfioc te mette i cotonfioc dentro l'orecchio e mo la faccia eccitare e intanto te limona e il cotonfioc. Molto bene. Complimenti Dimitri, siamo tutti con te. Sei mio fratello. Sei. Allora, io con vorrei fare un grandissimo ringraziamento e chiedo un grandissimo applauso per due ospiti che sono stati al gioco con noi. Con veramente. La loro simpatia e la loro bellezza. Grazie Elena e Alberta. Elena ed Alberta.